Buon pomeriggio, ben arrivati nei nostri studi. Siamo giunti a venerdì 19 maggio, si volge al termine anche questa stagione televisiva, ma abbiamo ancora tutta la settimana prossima per poterci salutare. Come sapete, la puntata del venerdì si apre sempre in compagnia di Giancarlo Mordini. Benvenuto Giancarlo. Per Sana Sanità la stagione, diciamo, è terminata con ieri sera, no? L'ultima puntata in cui vi siete addentrati nel reparto di pediatria dell'ospedale di Lavagna. Caposala, la signora Lucia Volpone e la specialista dell'allattamento. Non sapevo che ci fosse proprio una persona dedicata. Tra l'altro questa signora che si interessa dell'allattamento ai bambini è una relatrice, quindi insegna anche in giro, va anche al Gaslini a mostrare, è una grande esperta. Anche perché l'allattamento, forse dopo un periodo in cui alcune mamme decidevano di abbandonarlo, ora viene fortemente anche sostenuto dai medici, è un buon deterrente anche per tutte le malattie poi della mammella, della mamma, ma è sicuramente un modo per crescere sano il bambino. Sicuramente è il modo più giusto per allevare un bimbo. Certo che comporta qualche sacrificio, bisogna sacrificarsi. L'allattamento, dell'allattamento ne abbiamo parlato ieri sera, anche tante volte il bimbo non si attacca a dolore eccetera eccetera, bisogna insistere e ci sono queste esperte che danno tutti i suggerimenti per poter continuare. Quindi si è parlato di composizione di questo latte materno che contiene un po' tutto. Tra l'altro fa anche un po' schifo questo latte materno, io l'ho assaggiato, sì, l'ho raccontato, l'avevo assaggiato. Ma lei sarà stato allattato quando era neonato? No, quando mia moglie, quando avevamo la bimba piccola, aveva il mal di gola, il mal di orecchie e allora non riusciva a succhiare perché succhiando facevano male le orecchie. Sì. Allora cominciavo io a far venire come una... strumenti, ma facevano male. Allora facevo io, quando cominciava a venire il latte, allora si attaccava naturalmente con tutte le disinfezioni. E l'ho assaggiato, è veramente fetente questo latte, è un po' nauseante, però ai bambini piace questo. Soprattutto ha delle proprietà nutritive importanti, addirittura sostengono che appunto chi allatta il seno in qualche modo, diciamo così, prevenga quelle piccole malattie, virus che i bambini possono prendere nei primi anni di età. Sì, quindi... diventano anche più forti, più furbi, insomma ci sono tanti... Quando si può, ovviamente poi ci sono anche mamme che in realtà poi non hanno questa possibilità e in quel caso chiaramente bisogna ricorrere al latte artificiale. Sì, sì, e la caposala invece ha parlato un po' dell'organizzazione della pediatria, come si trattano i bambini, farsi accettare dai bambini, perché il bambino quando viene portato in ospedale è sempre scosso, ha un trauma, quindi è molto difficile entrare in sintonia col bimbo, quindi occorrono molto garbo e occorrono delle persone veramente capaci per avere dei risultati. Ecco questo. Abbiamo parlato del latte materno come uno strumento anche di prevenzione delle malattie per i bambini, un altro strumento importante che si ha nella prima fascia di età, ma poi anche per il futuro del bambino, sono i vaccini, e che continuano a imperversare, a tenere la ribalta della cronaca. Sembra quasi che l'abbiamo scoperti solo adesso o che comunque... Ma guarda, i vaccini a me sembra strano, però il vaccino viene considerato dalle persone che hanno visto i danni che possono arrecare le malattie contro cui si vaccinano. Mi spiego meglio. Io ricordo quando eravamo ragazzi, tutti i bambini poliomelitici, che avevamo anche compagni di scuola,
che ce n'erano tanti, e avevamo visto il danno che faceva questa poliomielite, e quindi nella nostra generazione, in queste generazioni, si capiva l'importanza del vaccino, l'importanza di non far attecchire la poliomielite. E invece ci sono delle persone talmente, a dir poco, sprovvedute, diciamo sprovvedute, ma è un eufemismo la parola giusta, ignoranti, che rifiutano i vaccini. I vaccini sono la salvezza del bimbo e la salvezza di tutta l'umanità. Quando ero ragazzo io, noi vedevamo i poliomielitici, mentre le generazioni precedenti alla mia si ricordavano i volti butterati dal vaiolo, perché il vaccino, c'è anche l'antivaiolosa. Ai tempi dei primi Novecento c'era questo vaiolo, anche prima, e dava dei danni, si moriva. Quelli che campavano avevano delle danni permanenti al viso. Delle cose. Quindi quando c'erano i vaccini le mamme le facevano con grande piacere e con entusiasmo. Certo, ora più che diciamo così la polemica se vaccino sì, vaccino no, si è innescata anche tutto un dibattito politico relativamente all'età scolare. Ma vedi, noi spacchiamo il cappello, noi italiani siamo bravi nel approfondire le cose, nel parlare, far diventare cose difficili le cose facili. Ora c'è un po' di diatriba tra i due ministri, quello della sanità e quello dell'istruzione. Il ministro dell'istruzione dice che bisogna vaccinare i bimbi da 0 a 10 anni, cioè non devono andare a scuola se non sono vaccinati. La ministra della salute dice che fino a 6 anni, finché non vanno a scuola, poi dopo 6 anni bisogna lasciare liberi le famiglie e i bambini, perché il diritto all'istruzione è sacro. A me sembra che sia più sacra la sanità. E quindi bisognerebbe che questa gente, anche se sono ministri, cervello non ne hanno tanto, perché dovrebbero lasciare queste cose, bisognerebbe lasciarle. Diciamo che bisogna andare al cuore del problema. Dovrebbero lasciar decidere ai competenti, cioè ai medici, agli scienziati che dicono che bisogna vaccinarsi. Questa è la strada. È inutile girare intorno, fare polemiche, ma è polemica per polemica, ma non porta nulla, porta solo danno, ma non porta solo danno a chi non si vaccina, porta danno alla collettività. Allora Giancarlo, lei ha concluso una nuova stagione, un'altra stagione di Sana Sanità, com'è stata quest'anno? Ma come sempre, andiamo. Lei che cosa si porta a casa di questi incontri, di questi approfondimenti che fa tutte le settimane? Ma io cosa vuoi che porti? Impari tante cose, perché io non so niente, io sono un bottegaio, quindi non so niente. Io bevo, assorbo quello che sento dalle persone che ne sanno. È quindi sempre bello comunque scoprire anche. Ma certo. Naturalmente tu te lo ricordi da bambina, quando hai scoperto, tu da bambina a un certo punto pensavi che tutti i grandi fossero delle persone eccezionali, no? Almeno tutti. Poi c'è un punto della vita in cui ti accorgi che anche i grandi, qualche grande è stupido, non è il massimo, e allora hai questa delusione, no? E tante volte anche persone di grande fama hanno i loro lati che ti deludono, e questo un po' in tutte le cose, diciamo. Però, così. Delusione, ma ti è successo da bimba questo che ti ho detto o no? Ma a me, io ricordo questo, adesso abbiamo parlato di malattie infettive e ricordo questo, che noi eravamo tre fratelli, prendevamo tutte le malattie infettive, la mamma che ci curava non si ammalava mai, e io infatti non vedevo l'ora di diventare grande per dire così almeno non mi ammalo. Però nello specifico quello che lei dice è, cioè, comunque l'umanità, anche se diciamo così spalmata su più anni, rimane comunque fallibile, non si può essere infallibile, e questo avviene anche in medicina. Certo che magari
a volte mi sembra che lo spirito delle sue trasmissioni sia quello di andare ad approfondire, certo, i temi, a capire meglio, a informare, che forse questa è la cosa più importante, la cosa più importante, sì, bisogna... e che è quella che lei fa anche con il Comitato Assistenza Malati, comunque da ormai, sì, 35 anni. Io no, non me lo ricordo qua. 35 anni di comitato. La sana 15 sanità, anni almeno, almeno 15 anni. 15 anni lo sono. Sì. Vedi, io non ho nessuna velleità di insegnamento. Però Giuseppe Mazzini diceva che se dopo aver fatto l'Italia bisognava fare gli italiani, istruire gli italiani. E purtroppo gli italiani non vengono istruiti oggi, vengono disistruiti. Ci sono molti, si vedono cose che gli italiani, certo, si va indietro invece di andare avanti, è deludente questo. In un tempo che è fatto di grandi strumenti anche di comunicazione, spesso ci si imbatte contro delle comunicazioni però, e non conoscenze. Sì, ma c'è un'ignoranza diffusa, proprio menefreghismo, non c'è interesse a imparare qualche cosa. E quindi questo bisogna che i nostri governanti lo tengano presente e bisogna prendere dei provvedimenti. Bene Giancarlo, allora, anche se Sana Sanità è finita, settimana prossima ci rivediamo per il saluto, sì, anche perché poi Sana Sanità va, diciamo così, in ferie per un periodo, però il comitato continua anche in estate con tutte le sue attività. Sì, Sana Sanità, poi verranno riproposte delle, certo, repliche, quindi ci saremo, poi se ci sarà qualche evento saremo presenti, finché poi mi terranno in pianta a libro paga. Questa sera festeggiamo il compleanno di Telepace, vediamo un po' se chiediamo al direttore, alle 8 c'è la alle 20, San Giacomo 20, di Rupinaro, in chiesa, Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo, un momento di incontro con tutti gli operatori, i dipendenti, i volontari, tutti coloro che ci sostengono, che ci vogliono bene. Giancarlo, lei ci sarà? Sì, sicuramente. E allora, ci vediamo questa sera, vediamo se le rinnovano il contratto. Spero vediamo, di sì, perché... dai. Con lei invece, buon pomeriggio, ci rivediamo la settimana prossima. Ora invece andiamo ad ascoltare proprio il nostro direttore che, insomma, in questo compleanno ha voluto anche raccontare i 27 anni di attività di Telepace e l'impegno grosso che è ormai imminente, ovvero il 27 maggio prossimo, la visita di Papa Francesco a Genova. Carissimi, siamo tutti invitati questa sera a vivere un momento di ringraziamento e di festa per i 27 anni della nostra emittente. Veramente quest'anno anticipiamo leggermente la data, Telepace nasce il 23 di maggio, l'anticipiamo di qualche giorno per impegni del nostro Vescovo e per non andare troppo a ridosso di un importante appuntamento, quello della visita di Papa Francesco a Genova, un appuntamento che seguiremo con particolare attenzione perché Telepace è nata per essere uno strumento di servizio, a servizio di Dio e dell'uomo. In questa occasione faremo tutto il possibile, metteremo in campo tutte le nostre energie per riuscire ad offrirvi la possibilità di seguire la visita del Santo Padre, e questo è nel solco dei nostri 27 anni di storia che sono stati segnati in maniera importante proprio dal nostro servizio al successore di Pietro. Allora l'invito questa sera alle 20 nella chiesa di San Giacomo di Rupinara a Chiavari, è la chiesa più vicina alla nostra sede che è qua storicamente in casa Marchesani. Vi aspettiamo tutti, saremo a celebrare la Santa Messa con Monsignor Tanasini. Telepace è una importante realtà anche di volontariato, quotidianamente molti servizi vengono demandati proprio ai volontari, avremo modo anche questa sera poi di parlarne nella diretta, ma soprattutto nei servizi che faremo nei giorni successivi. E di volontariato parliamo anche in questo segmento di trasmissione perché proprio domenica a Rapallo si svolge la sesta festa del volontariato. Abbiamo qui con noi la presidente della consulta del volontariato, Ileana Corea. Benvenuta, Corea, sì. Buon pomeriggio. Grazie di avermi invitato. Intanto un bel traguardo, siete arrivati al sesto anno della festa del volontariato e 20 anni della consulta, quindi... Sì. 1997-2017, 20 anni
erano, io c'ero perché lavoravo ai servizi sociali, però ed erano 12 associazioni e quest'anno appunto a 20 anni ricorderemo questi passaggi e veramente e siamo molto grati a queste associazioni che hanno creduto in questa realtà. Ora siamo 32 associazioni. Quindi una bella realtà numerosa. Numerosa e anche se in questo periodo è molto, come dire, difficile e anche un po' pericoloso parlare di associazionismo, io non ho dubbi che la Consulta onora questo termine, perché io sono proprio contenta di essere presidente in questo momento, sono, e cerchiamo di fare rete, stiamo imparando, in fondo ha superato da poco la maggiore età la Consulta, quindi ce la possiamo fare. E cerca di cogliere in primis, appunto questa la nostra realtà, cerca di cogliere in primis, e tutte le associazioni, le 32 associazioni, cercano di capire i bisogni della gente di Raffaello. 32 associazioni che operano in quali settori? In tanti? Svariati, prevalentemente, tutti nel sociale e nel sanitario. Questo sì, è molto importante, da zero, dai bambini minori, appunto associazioni che si occupano esclusivamente di minori, ad associazioni che si occupano anche di adulti e di anziani. Possiamo dire che Raffaello quindi ha una bella rappresentanza. Molto, molto, e sono orgogliosa per tutte, veramente, che devo, io no, non finisco mai di ringraziarle. Come si svolgerà questa festa del volontariato? E la festa del volontariato, appunto, ci sarà ovviamente l'apertura e i saluti e ringraziamenti a tutti i volontari e le autorità, le istituzioni, e avranno poi, ci sarà il giro degli stand e molte associazioni hanno aderito presentando un piccolo programma e ognuna di loro avrà l'occasione per presentare i propri progetti, e dai Trucca Bimbi ai palloncini, abbiamo tantissime associazioni che si occupano di bambini, laboratori per bambini, abbiamo laboratori anche di erbette del Prebugiù, perché c'è l'associazione che è il braccio destro della parrocchia di Sant'Anna, che presenterà tutte le erbette del Prebugiun. E poi abbiamo gli stand gastronomici, quest'anno c'è questa novità, perché abbiamo detto diamo per cui cerchiamo... si potrà scorrere una giornata ma magari una giornata non lo so di Raffaello, si può anche magari assaporare qualche... assolutamente, e io invito tutti a fermarsi e a parlare con le associazioni, perché molti passiamo attraverso questi stand e abbiamo un pochettino paura, timore, invece secondo me parlare con i volontari capisci quanto lavoro c'è dietro e quanto bene possono fare le associazioni, veramente. E lo spirito è anche quello di trovare nuovi volontari, no? Perché... Sì, anche sempre, sempre, questo è sempre un bello, sì, assolutamente hai ragione, scusa se lo, però... Farsi conoscere è anche importante. Farsi conoscere secondo me in questo momento è importante, perché io punto al benessere, io lo dico sempre, la mia passaparola e la mia password, benessere, dobbiamo puntare al benessere della città. A sollevare la gente, per questo faccio tanti progetti in questo senso. Che tipo di volontariato ha fatto lei personalmente? Personalmente io sono una unitalsiana. Quindi l'assistenza ai malati? Vado a Lourdes, io sono una unitalsiana. Che cosa le ha dato questa esperienza? quando parlo di Lourdes gioisco, perché mi dà gioia, io non... vado lì e sono contenta, ma quando faccio volontariato ho sempre il sorriso, perché devo dire la verità, sono forse una delle poche che si diverte, perché io cerco di trovare in tutto un motivo di divertimento, quindi invito la gente a fare volontariato non per trovare se stesso, ma per dare. Prima trovati e poi dai, questo è il mio consiglio ed è bellissimo, quando riesci è bello. Allora, ricordiamo quindi l'appuntamento, è domenica per tutta la giornata, quante associazioni hanno aderito alla festa? Hanno aderito, allora, 32 associazioni siamo noi della Consulta e altre 10 associazioni che non sono della Consulta però hanno richiesto e hanno aderito
a questa iniziativa, quindi ancora di più sono contenta, perché ci sono associazioni che, anche se non partecipano alle attività della consulta, hanno deciso di esporre il loro gazebo, quindi sono molto contenta. Al di là del tipo di volontariato che si fa, donare un po' del proprio tempo è comunque un'azione importante anche per se stessi. Certo. Parlavamo prima di Lourdes, certo. Immagino che quello che vi portate a casa, certo, sia certo. Quasi sì. equivalente a quello che voi date. Sì, quello che ci portiamo ogni volta che si fa volontariato e come dire, acquisisci dei bonus che ti servono, no? E quindi dici, aspetta un attimo, sono un po' giù, ma no, aspetta, e quindi attingi da questa energia e vai avanti, è veramente gioia. È un termine che non forse sono sempre monotona, però la gioia deve essere, mi accompagna, è qui sempre vicino a me. L'invito quindi è rivolto a tutti, a chi anche desiderasse fare un po' di attività, certo, di volontariato, e anche a chi volesse informarsi sulle realtà che esistono, perché sì, a volte la difficoltà è proprio questo, magari uno ha un bisogno ma non sa che c'è un'associazione, bravo, un gruppo, sì, che si occupa proprio di quel settore. Certo, posso aggiungere una, certo, cosa che come consulta? Proprio per creare questo benessere, e sono stati aperti 4 sportelli, ed è questo che io cercherò sempre maggiormente di pubblicizzare. 4 sportelli che sono lo sportello psicologico, e lo sportello legale dove c'è un avvocato penalista e uno civilista, lo sportello del commercialista, soprattutto in un momento come adesso di rottamazione delle cartelle Equitalia, è importante che la gente sappia come cosa e quando muoversi. E poi abbiamo un geometra architetto che è disposto ad aiutare i giovani che vogliono aprire qualche attività, vogliono ristrutturare casa, tutti gratuiti. Anche il percorso, diciamo, con la psicologa è tutto sempre gratuito, quindi questa è la cosa importante ed è rivolto a tutti. Bene, grazie. A Adilea Corea, sia pure qua. La notte scorsa si è attivato un servizio fatto anche da volontari, che è quello del dormitorio cittadino di Chiavari, nell'area del centro Chiarella del villaggio del ragazzo. A sostegno di quest'opera si è svolto anche un evento musicale voluto dagli operatori del mondo della sanità. Vediamo allora il servizio che fa riferimento. È una grossissima risorsa, perché ci consente di non occupare dei posti letto per acuti per pazienti che hanno solo bisogno di un'assistenza, diciamo, sociale più che sanitaria, e tipo pazienti che devono stare a letto per un periodo di tempo limitato e così via. Per ora ci siamo sempre un po' arrangiati, oppure abbiamo dovuto occupare qualche volta qualche letto per acuti, e invece avere una risorsa di questo genere alleggerirà in maniera importante anche il nostro lavoro. Gli operatori sanitari hanno colto anche un appello che arrivava dal Vescovo, che è fatto in occasione della visita all'ospedale di Lavagna, di sostenere questa realtà che doveva ancora nascere, adesso è realtà. Come si è concretizzato questo sostegno? Questo sostegno noi abbiamo cercato di concretizzarlo facendo un evento musicale, piccolo, breve, niente di che, però raccogliendo fondi per sostenere questa bellissima opportunità, che è veramente importante dal punto di vista sociale per le persone fragili del nostro territorio. Finalmente anche il territorio della Squadra Chiavarese ha un supporto anche in questo senso. Questa iniziativa, che si è svolta all'auditorium della Filarmonica di Chiavari, rientra anche nelle iniziative della settimana dedicata al pronto soccorso, alle emergenze. In questo caso il tema era quello del sovraffollamento, proprio del pronto soccorso. Quest'anno il tema della settimana del pronto soccorso, che ormai da qualche anno la SIMEU nazionale, che è la nostra società scientifica italiana di medicina emergenza urgenza, riguardava proprio il sovraffollamento e il pronto soccorso, che è un problema noto ormai a tutti. Abbiamo cercato però anche di avere dei dati a livello nazionale e sono venuti fuori dei dati molto interessanti, soprattutto sui pazienti che sono in attesa di ricovero e che sono circa mediamente a livello nazionale 3.000 al giorno.
Bene, rientriamo in studio, diamo il benvenuto alle nostre, ai nostri ospiti, che oggi sono tanti. Iniziamo da Enrico Rovegno, ben ritrovato. Grazie, Enrico, sempre in rappresentanza, insomma, referente della biblioteca della Società Economica Chiavarese. Oggi però non parliamo né di italiano né di libri, ma di una iniziativa che promuovete. E poi spieghiamo, intanto salutiamo anche le altre ospiti, che sono Valeria Pinasco e Claudia Ortensi, il perché della loro presenza. Allora, oggi che cosa presentiamo, Enrico? Lo Sportello Europa che sabato prossimo, 20 maggio, alle 11, verrà inaugurato presso la Società Economica ed è un progetto ideato da uno dei nostri soci più anziani e più attivi, l'avvocato Roberto Falcone, che ha cercato, come dire, una sponda, un aiuto convinto nel Consiglio di Presidenza. Io mi sono offerto per aiutarlo perché lui è europeista convinto, io convinto che l'Europa debba rappresentare un'opportunità che soprattutto i nostri giovani hanno diritto di cogliere. Che cosa rappresenterà lo Sportello Europa? Beh, un'occasione di informazione soprattutto per i giovani del nostro territorio, ai quali lo Sportello, attraverso il lavoro di Claudia Valeria, offrirà informazioni su tutto quanto l'Europa fa, prevede, realizza per i giovani, progetti, bandi, possibilità di sapere quando, dove e come fare domande per partecipare soprattutto ai progetti di Erasmus Plus, ma credo che questo tipo di attività mancasse nel nostro territorio, al di là di annunci che sono stati fatti e poi però l'attività non si sa bene se sia partita. Noi vorremmo proprio costituire un punto di riferimento perché i giovani, anche poi lo spiegheranno meglio loro, anche le piccole e medie imprese, abbiano, anche i comuni, un posto dove essere informati su questo grande movimento di idee, di soldi che l'Europa mette in circolo come opportunità alle quali pochi poi attingono. Insomma, si cerca di dare concretezza a questa parola Europa che spesso ascoltiamo, che spesso leggiamo anche nei titoli di temi, ma magari non sempre, soprattutto i giovani, hanno ben presente che cosa significa. Certo, vorrei sottolineare che noi abbiamo mosso i primi passi di questo progetto un anno fa e in tempi di Brexit annunciata e poi realizzata. E siamo convinti, non siamo arretrati di un passo, nel senso che al di là della discussione politica, che è anche giusta, sull'Europa, certamente, almeno questo è il mio pensiero, ma condiviso anche dall'avvocato Falcone, certamente l'Europa è una realtà di cui dover essere informati per poterne approfittare, perché altrimenti essere cittadini europei è solo una parolina così, una forma, ma non significa nulla. In questo credo molto e penso che rientri anche nelle così tradizioni della Società Economica, che tutti gli anni per i giovani, con delle borse di studio, con delle attività, anche convegni, conferenze di vario tipo, tutti gli anni la Società Economica si rivolge anche ai giovani, i giovani soprattutto studenti. Ecco, in questo caso credo che sia un passo anche doveroso, perché noi vecchi abbiamo una responsabilità nei confronti dei giovani, non possiamo nutrire solo di parole e di promesse che poi nessuno sa come mantenere. Vediamo nella concretezza allora questo sportello come si sta muovendo. Innanzitutto, Valeria, come vi siete preparate voi a dare via a questo tipo di iniziativa? Noi abbiamo svolto e stiamo tuttora svolgendo, siamo agli sgoccioli della nostra formazione, due percorsi interessanti, uno presso il Parlamento Europeo di Milano e l'altro adesso in collaborazione con il Comune di Genova, con l'Ufficio Affari Internazionali e con il Centro Europe Direct,
appunto sempre del Comune di Genova, dove stiamo svolgendo e abbiamo già svolto dei periodi di collaborazione, di formazione presso i loro uffici. Da qua speriamo di avere acquisito le competenze per poter svolgere al meglio il nostro servizio e di poter informare soprattutto i giovani ai quali principalmente ci rivolgiamo, per poter dare loro tutte le informazioni che a volte ci sono ma o non sono accessibili o non sono conosciute, per poter svolgere dei periodi di formazione, di studio, di soggiorno all'estero o semplicemente anche per sapere cosa offre l'Europa a livello di bandi, di progetti, di opportunità appunto per crescere e per formarsi non solo in Italia ma anche all'estero. Facciamo un esempio concreto, ecco, con Claudia magari, di come funzionerà questo sportello, cioè i ragazzi si potranno rivolgere allo sportello, che tipo di informazioni potranno richiedere? Sì, i ragazzi si potranno rivolgere al nostro sportello che sarà presso la sede della società economica e poi vabbè, saremo attivi su internet tramite un sito che verrà appunto presentato proprio in occasione dell'evento di inaugurazione e anche sui social network Facebook e Twitter. E i giovani appunto potranno venire soprattutto per conoscere opportunità riguardanti il programma appunto Erasmus Plus, che potrà permettere loro di appunto di fare dei periodi di studio, anche di tirocinio presso aziende anche all'estero e il programma Erasmus Plus riguarda anche lo sport, quindi associazioni sportive che potranno mettersi in contatto con altre associazioni sportive degli altri paesi europei per appunto sviluppare anche tutta una serie di manifestazioni a carattere appunto internazionale. In questo vostro percorso di avvicinamento, di formazione, avete già scoperto delle cose che magari, diciamo così, prima Enrico diceva ci sono finanziamenti, ci sono fondi che però di cui non si ha conoscenza perché l'Europa rimane sempre un po' una parola, così un po' a sé e nella concretezza poi nessuno vi attinge. Voi avete già scoperto delle cose che vi sono parse nuove in questo vostro percorso? Ma sicuramente ci sono appunto, come dicevo prima, delle opportunità che magari ci sono ma non vengono sfruttate, perché si dice sempre che i giovani non hanno voglia di muoversi, di impegnarsi, di formarsi, ma tante volte non sanno neanche come farlo. Semplicemente avendo accesso alle informazioni che ci ha fornito il Parlamento europeo o entrando nella rete, appunto chiamiamola Europa, si scopre la possibilità anche agevolmente presentando piccoli progetti o aderendo semplicemente ai bandi che vengono promulgati, di potersi inserire in questo mondo senza grandi difficoltà. Ad esempio, come diceva Claudia, attraverso lo sport, che sembra forse una cosa marginale, perché pensando alla formazione di solito non si pensa allo sport, invece si può accedere ad iniziative e opportunità molto formative. Parliamo ad esempio anche della Settimana Europea dello Sport, che si svolgerà a settembre, che permette anche alle piccole associazioni sportive a livello locale di creare una rete di contatti coinvolgendo 3, 5 o anche più nazioni sempre della stessa disciplina sportiva per dare luogo a manifestazioni che a livello proprio locale sarebbero impensabili, sia come organizzazione, sia come fondi, sia come sforzo economico. Voi rientrate a pieno titolo ancora nella dicitura giovani, per voi che importanza ha questo sportello, vivendola da interni verso l'esterno? Ma sicuramente è quella che appunto cercheremo appunto di fare leva soprattutto appunto sui giovani per cercare di aprirsi di più all'Europa, verso l'Europa, perché comunque è una occasione che può servire molto soprattutto a livello formativo, anche in un'ottica di lavorare in un futuro appunto di lavoro, i periodi di formazione e di tirocinio, di stage appunto all'estero sono molto richieste dalle aziende e quindi questa potrà essere sicuramente una grande opportunità per i giovani del Tiguglio per cercare anche di mettersi in mostra da questo punto di vista. Enrico, mi sembra che hanno già illustrato diversi aspetti, non so se volevi aggiungere qualcosa. Sì, ci sono due o tre cosette importanti che mi sono venute in mente ascoltando loro. La prima riguarda proprio loro. Queste due ragazze
perché le vie non sono giovanissime, ma comunque rispetto a noi vecchioni come me e Falcone. Ecco, queste due ragazze stanno lavorando con noi ormai da mesi a titolo volontario. Noi offriamo un rimborso spese, ma tutto questo progetto si basa sulla convinzione che sarà possibile, innanzitutto in sede europea, trovare dei finanziamenti perché il loro lavoro volontario diventi un lavoro vero e proprio. Questo è un fatto che mi preme sottolineare, perché altrimenti potrebbe esserci una specie di ipocrisia per cui sembra che la società economica si faccia bella col lavoro gratuito di persone. No, fin dall'inizio il nostro intento, loro hanno sottoscritto un accordo in cui era chiaro che all'inizio c'era un periodo di volontariato, però noi non vorremmo assolutamente che questo periodo durasse all'infinito, vorremmo trovare anche sponsor, sia istituzionali che no, convinti della bontà di questo progetto, che ci consentano di avere Claudia e Valeria come impiegate anche. Secondo aspetto importante, che non ho detto prima, è che a un certo punto di questo percorso abbiamo coinvolto il Comune di Chiavari, che è avviato a firmare con noi proprio in questi giorni un accordo di partnership, in modo che l'appoggio dell'amministrazione sia il primo significativo passo in quella direzione che ho appena detto. Noi all'economica abbiamo previsto delle spese, è una specie di investimento naturalmente, certo, che abbiamo fatto molto volentieri, e quindi fin da subito abbiamo cercato una collaborazione anche in questo senso, e il Comune, questa amministrazione uscente, ce l'ha data. Ultima cosa, l'Europa a Chiavari. Noi facciamo, mi sembra, un lavoro di apripista o di come una ouverture europea, pensando che poco dopo, non so se una settimana dopo, mi sembra, sì, nella settimana successiva all'inaugurazione, a Chiavari ci sono i campionati europei di scherma, con 1200 atleti che verranno a Chiavari. Ecco, quando prima Valeria parlava dello sport, della manifestazione di settembre, ecco, direi che da chiavarese mi sembra che si possa essere contenti del fatto che Chiavari, città tipicamente chiusa, sia per carattere che un po' ligure, no? Che si apra davvero all'Europa e non a chiacchiere, certo, ma nei fatti. E poi mi sembra anche significativo che tutto questo si svolga alla società economica, questa istituzione che è diventata negli anni un polo culturale, ma nasce proprio con l'intento, no, di favorire nuove attività. Certo. A breve ci sarà anche la mostra del Tivulio, certo, proprio è un po' la vocazione iniziale della società economica questa. Certamente, non dimentichiamo che alla fine del Settecento tra i fondatori c'era un ambasciatore come Stefano Rivarola, che era di fatto uno che lavorava con l'Europa, diciamo, no? A Parigi, a San Pietroburgo, e portava quindi in contatto la piccola Chiavari con le grandi corti europee. Ora questa vocazione dell'Europa, questa vocazione europea della società economica non è stata cancellata negli anni, addirittura nei secoli, dalla naturale propensione della società economica a occuparsi delle cose chiavaresi e del territorio. E io sono contento di far parte di questo progetto. Bene, grazie ad Enrico Rovegno, grazie a Valeria Pinasco e a Claudia Ortensi, in bocca al lupo per il debutto, e invitiamo appunto chi ci ha ascoltato, soprattutto i giovani, a prendere contatto, perché veramente si potrebbero instaurare delle nuove opportunità anche dal punto di vista lavorativo, e sappiamo tutti quanto siano necessarie in questo periodo. L'appuntamento sabato 20 maggio ore 11, sala Ghioschiffini in via Ravaschieri, l'inaugurazione ufficiale dello Sportello Europa per i giovani. Grazie ancora.
Bene, ora in questo segmento di trasmissione abbiamo un altro ospite che nel frattempo ci ha raggiunto, ma prima abbiamo lo spazio dedicato alle previsioni meteorologiche per il fine settimana, un fine settimana che inizia oggi con un tempo un po' incerto e che vedrà, diciamo così, un andamento perturbato almeno fino a sabato, poi domenica sembra brillare il sole. Tra poco ci colleghiamo con Daniele Laiosa, intanto diamo il benvenuto nei nostri studi al comandante Ernani Andreatta, benvenuto, buon pomeriggio, fondatore del Museo Tomasino Andreatta, questa realtà che da qualche anno ha sede nelle caserme di Caperana, la scuola telecomunicazione di Caperana, e che domani riceverà una visita importante. Tra poco andremo a scoprire chi sarà la persona che visiterà il museo, ma nel frattempo ci colleghiamo con Daniele Laiosa. Buon pomeriggio Daniele. Sì, buon pomeriggio a voi, un saluto a te Cristina. Allora, questo fine settimana, diciamo così, che oggi inizia in una maniera un po' perturbata, quale evoluzione avrà? Sì, c'è stato un classico episodio di instabilità primaverile che in realtà poi ha dato delle cumulate tutto sommato modeste, qualche millimetro in più nell'entroterra, in particolare da segnalare i 15 mm di pioggia caduti nella zona della balsa Val d'Aveto e della balsa Tarragona. Lì si sono concentrati un po' più i rovesci, ma siamo già, come potete apprezzare, insomma, qui nella cittadina di Chiavari, comunque su tutto il Tiburio, il genovesato, in fase di schiarita, quindi si è avuto miglioramento anche prima del previsto, se andiamo a vedere. Per quanto riguarda la giornata di domani, ci aspettiamo apparentemente una situazione più stabile, in realtà gli aggiornamenti dei modelli danno possibilità di diversi focolai temporaleschi che nelle ore più calde della giornata si potrebbero sviluppare, nella fattispecie sempre nell'entroterra del Miglio, Levante e Ligure, quindi direi soprattutto Val d'Aveto e Val Trebbia, localmente Val Fontanabuona. C'è la possibilità di effettivamente nel corso del pomeriggio di qualche sconfinamento sulla costa, quindi al mattino di figliare eventualmente da zone completamente serene, perché poi nel pomeriggio si gonfieranno i nuvoloni all'interno e localmente appunto si potrebbero avere poi degli sconfinamenti sulla costa, proprio un po' verso quest'ora. Per quanto riguarda invece la tendenza poi su domenica, qui le notizie sono buone perché stabilizza ancora di più la situazione su tutto il nord Italia, quindi anche per la nostra regione sarà un bel sole sul mattino, ma anche il pomeriggio non sarà presente questa instabilità nella giornata di domani, quindi anche nelle zone interne, per chi vuole organizzare magari un'uscita fuori porta, la situazione è decisamente più stabile, però naturalmente vi rimando agli ultimi aggiornamenti sul nostro sito. Buon fine settimana! Grazie, grazie anche a voi altrettanto, buon proseguimento. Bene, come anticipato prima del collegamento telefonico, domani alle 16 al Museo Tomasino Andreatta di Chiavari sarà in visita l'arciduca d'Austria Marcus d'Asburgo-Lorena, pronipote di Francesco Giuseppe e di Elisabetta d'Austria. Allora, spiegami innanzitutto il perché di questa visita, come nasce questa visita? Ma questa visita nasce da una significativa cerimonia che è stata, diciamo, portata avanti già nel 2015, ma il 26 ottobre del 2016 ha avuto un evento importante perché si sono riuniti tutti i marinai d'Italia che hanno combattuto durante la prima guerra mondiale. Voglio ricordare che i morti in mare nella prima guerra mondiale sono stati, assieme a quelli di terra, milioni, addirittura si parla di cifre astronomiche, cioè di 37 milioni, contando più di 16 milioni di morti, quindi 20 milioni di feriti e mutilati. Ed è la prima volta che finalmente si riuniscono i marinai d'Italia, italiani, attraverso il cavaliere Stefano Forti, il quale ha dei genitori e degli zii importanti che sono anche commemorati al Museo Marinaro, perché suo zio è stato, diciamo, una
Ecco, possiamo continuare, appunto il Cavalier Foti è stato colui che ha promosso, questo incontro, perché è proprio lui che ha partecipato davanti al Palazzo Imperiale di Vienna alla riunione tra tutti i marinai di Italia, Germania, Ungheria, Austria e Croati. Ed è una cosa molto significativa, perché per la prima volta finalmente i marinai, un po' come fanno gli alpini, si riuniscono, diciamo, certo, per commemorare i caduti che sono stati appunto durante la Prima Guerra Mondiale. Ecco, commemorare i caduti ci richiama alla drammaticità delle guerre, di tutte le guerre, quelle che anche ancora oggi si combattono. Noi, che messaggio di pace si può portare in questo contesto? Ma il messaggio di pace è molto significativo, perché finalmente queste, diciamo, queste unioni di cinque stati che si mettono insieme per commemorare i caduti, noi qui agli Scogli, io mi ricordo proprio quando ero presidente del comitato organizzatore Feste degli Scogli, avevo cominciato a commemorare i caduti in mare, ed è significativo soprattutto per quello che riguarda la unicità di questa riunione. E come si svolgerà la visita domani? Domani si svolgerà molto semplicemente, che verranno accompagnati anche da un colonnello della riserva, che non è in queste fotografie ma in un'altra fotografia, che si chiama Karl Skrivanek, e che è un personaggio anche eclettico, perché è anche inventore di molte cose strane dedicate al mare. Comunque la cerimonia appunto è stata iniziata dai caduti della Kriegsmarine, cioè della Marina da guerra austro-ungarico, ma vista anche la molteplicità dei popoli coinvolti, diviene una cerimonia in ricordo di tutti i caduti sul mare di tutte le guerre. Molto intense sono sempre state le parole di amicizia, fratellanza e pace, spesso pronunciate nei discorsi a conferma che il bene più prezioso è la pace e l'amicizia dei popoli, che solo chi ha aspramente combattuto e che ha perso amici, parenti cari e fratelli nella tragedia della guerra può veramente fino a un fondo capire. Spesso si confonde e si pensa che i soldati siano dei guerrafondai assettati di sangue. Nulla di più falso. I soldati sono i primi che rifuggono la guerra, perché sono i primi a doverne pagare il tributo di sangue. Il senso del dovere e dell'onore li porta a difendere per giuramento il proprio popolo e l'onore di una nazione. Spesso sono spinti, fuorviati e confusi dagli ordini pazzi di governi e regimi, peraltro non dimentichiamolo, quasi sempre voluti o accettati dai popoli questi regimi. Ma anche nelle ore più buie il dovere e l'onore spesso emergono, come la storia ci insegna. Lei ci sta appunto raccontando un po' dello spirito che vi anima In questo senso, per finire, sì? È bellissima la parte conclusiva della preghiera del marinaio italiano, che voglio qui ricordare, che dice alla fine: benedici, o Signore, le nostre case lontane, le care genti, benedici nella cadente notte il riposo del popolo, benedici noi che per esso vegliamo in armi sul mare, benedici. Queste sono parole, diciamo, decisive per l'animo del marinaio, perché sono commoventi, vengono recitati al tramonto su tutte le navi militari. E diciamo, l'unione di queste rappresentanze, secondo me, ha un significato estremamente importante. Domani, quindi, alle ore 16, come si... Dunque, domani alle ore 16 il Cavalier Foti, tra l'altro, praticamente si può ritenere chiavarese, perché fin da 7 anni abitava in Corso Genova a Chiavari. Suo padre era stato un mio collega di Rotary Club, che quando io ero presidente del Chiavari Tiguglio, lui era presidente del Rappallo Tiguglio, e conoscevo benissimo suo padre, e tutti i cimeli che sono appartenuti sia a suo padre che a suo zio Diogene Foti sono raccolti nella sala dei decorati del Museo Marinaro. Come sappiamo, la sala dei decorati del Museo Marinaro è intitolata Enrico Millo, e dentro questa sala abbiamo messo tutti i decorati
diciamo, del circondario di Chiavari che o hanno perso la vita oppure sono sopravvissuti. Perciò questo è un bel ricordo che abbiamo anche, diciamo, di tutti quelli che hanno dato la vita alla patria. Grazie, grazie al comandante Hernani Andreatta. È un incontro aperto anche al pubblico o soltanto una visita? No, domani è aperto a chi lo chiede, perché come sappiamo il Museo Marinaro è sempre visitabile, ma solo su appuntamento. Perfetto. È una zona militare, c'è un corpo di guardia, bisogna che sappia chi entra e chi esce. Tutto va, lì. Va bene. Io la ringrazio e ringrazio Telepace per questa opportunità che mi ha dato, grazie. Grazie, noi adesso invece cambiamo decisamente argomento in questa trasmissione, non so se lei è anche tifoso, andiamo a vedere la partita della Virtus Entella. Ieri sera si è concluso il campionato di Serie B, dopo un periodo un po' claudicante, l'Entella che è tornato alla vittoria, 4-1 col Cittadella, vediamo il servizio. E oggi invece i ragazzi ci hanno regalato una risposta importante, abbiamo chiuso come era giusto chiudere e credo che il bilancio sia stato comunque positivo. Non era facile forse oggi, no? Perché l'ultima giornata le motivazioni erano proprio da cercare nello spogliatoio durante la settimana. Sì, è stato fatto questo, perché secondo me ogni partita racchiude delle motivazioni. È vero, loro avevano una motivazione di classifica, noi invece avevamo una motivazione di dimostrare comunque che ancora potevamo dire la nostra, che i ragazzi hanno dimostrato che per il futuro, diciamo, hanno ribaltato anche qualche immagine, e quindi è stata una giornata importante all'interno di io non conosco partite che non abbiano motivazioni, poi chi ce le ha di classifica, chi ce le ha personali, però è giusto onorare fino in fondo tutte le prestazioni. Goleador insieme questa sera. Sì, questa sera sì, ci tenevamo a chiudere bene, poi tra parentesi è la prima volta in un campionato che giocavamo titolari insieme, quindi ci tenevamo, perché si è creato un bel rapporto a far bene, ci tenevo a fargli fare gol, infatti gli ho detto tutta la partita, quindi bene dai, sono soddisfazioni che anche se abbiamo chiuso la stagione un po' così, però ci portiamo a casa. Due gol importanti, anche belli a vedere, tuo dal corner, dichiarato, ti era già capitato? No, mai, dichiarato però il secondo, perché l'ho detto, chiedete, guarda il calcio in porta, quindi vale doppio perché è dichiarato. Davide, invece, insomma, questa cavalcata fino in porta. Sì, loro erano scoperti, io sapevo che lui c'ha la palla col contagiri, sono buttato dentro, è arrivata la palla, ha saltato il portiere e ho fatto gol. Ecco, in campo vi si è visti molto freschi, molto frizzanti. Sì, no, anche perché ci tenevamo a chiudere bene, dato che veniamo da un periodo difficile, e stavamo male, soffrivamo di questa cosa, ci siamo guardati negli occhi prima della partita, abbiamo detto è l'ultima occasione per provare a chiudere bene l'anno e ci siamo riusciti. Il vostro saluto finale al pubblico di Chiavari che ha applaudito alla fine della partita. Sì, no, un saluto a tutti, anche se c'è stato un periodo in cui anche loro ovviamente non erano contenti, d'altronde noi per primi non lo eravamo, quindi però ci sono stati vicini tutto l'anno e un ringraziamento speciale va a tutti loro, ecco. Luca? Sì, su quello assolutamente, devo dire che è sempre bello vedere tante famiglie, tanti ragazzi allo stadio, quindi su quello assolutamente un saluto a tutti e niente, anche quest'anno la categoria ce l'abbiamo fatta a mantenerla. Un bel saluto quindi al comunale di Chiavari e ora continuiamo a parlare di calcio, ma di settori giovanili, insomma dei giovani che si affacciano a questo sport, insieme ad Aldo Fuggetta che è responsabile provinciale per quanto riguarda proprio il settore giovanile della federazione. Benvenuto intanto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, intanto l'Entella insomma ha concluso degnamente questo campionato, purtroppo c'è stato questo periodo un po' ultimo, un po' claudicante, però insomma la bella vittoria ieri sera. Sì, no, diciamo che poi comunque la stagione è stata, rispetto all'anno scorso, sicuramente è stata una bellissima stagione. Certo, tutti si aspettavano un risultato insomma, che potesse dare almeno insomma, i playoff, però insomma, tutto non si può dire. Bisogna essere contenti, avere una Serie B a Chiavari comunque esatto, è sempre molto, molto importante. Io dico sempre che comunque la Virtus Entella è una bellissima realtà nel nostro comprensorio, perché comunque prima insomma Spezia, Genoa e Sampdoria, ma adesso verso proprio nella delegazione di Chiavari è molto importante. Certo. Parliamo di giovani, tra l'altro l'Entella ha anche un settore giovanile importante, come sta andando appunto questo ambito? Ecco, Fuggetta si occupa anche proprio dell'aspetto scolastico, quindi educativo anche dei ragazzi, come sta andando? Ma quest'anno, diciamo, rispetto all'anno scorso e comunque agli anni passati, è stato un bellissimo anno calcistico, perché comunque sia
E abbiamo avuto anche poche interruzioni rispetto agli allarmi meteo che c'erano stati l'anno scorso, quindi, perché poi diventa anche un problema rinviare le partite, sospendere e quindi poi rinviarle. E l'andamento del settore giovanile scolastico quest'anno nella delegazione di Chiavari ha avuto un andamento molto regolare, c'è stato, faccio dei controlli sui campi, spesso e volentieri il sabato e la domenica, e quindi ho potuto constatare che c'è il rispetto dei regolamenti, e questo serve tantissimo, perché poi comunque un bambino che si affaccia alla scuola calcio deve insomma, potersi allenare in un ambiente sano e crescere con serenità l'attività calcistica, che poi comunque non è solo un fatto di imparare a giocare a calcio, ma anche deve ricevere una certa educazione sportiva. Certo. Fa parte del cammino educativo anche lo sport dei ragazzi, ragazzi che comunque non vanno ancora in vacanza, mi sembra. No. Che ci sia un fitto calendario per il mese di maggio. Sì, il mese di maggio è un mese potenzialmente molto fitto di appuntamenti. Per citarne, comincio subito con domani, il sabato, domani 20 maggio, sul campo del San Rocco di Recco ci sarà la manifestazione Sei Bravo A, scuola di calcio, che vede in campo i Pulcini secondo anno, i 2006. È una manifestazione importante perché è praticamente una finale regionale dove parteciperanno ogni società vincitrice della graduatoria Sei Bravo A di ogni delegazione della Liguria. Per noi, nella nostra delegazione, parteciperà la società sportiva Riva Samba. Questa manifestazione praticamente avviene in due tempi, mattina e pomeriggio. Mattina si faranno dei giochi e pomeriggio invece sarà prevalentemente di partite. La vincitrice di questo di questa manifestazione, del Sei Bravo A, andrà alla fase nazionale a Coverciano nel mese di giugno. Bene, e questo è un importante. Sì, ringraziamo la società, tra l'altro, Golfo Pro Recco Camoglia Venio, per l'ospitalità che ci dà, insomma. Questo è un appuntamento imminente. Poi come prosegue? Poi subito dopo, il 24 maggio, mercoledì pomeriggio, al comunale di Casarza Ligure, ringrazio la società Casarza Ligure per l'ospitalità, ci sarà il Fair Play esordienti 9 contro 9, i 2005 in campo come categoria, e ci sarà un triangolare, perché i triangolari sono due, uno nel Levante e uno nel Ponente. Quello che si giocherà nel Levante vede in campo la Virtus Entella, vincitrice della graduatoria Fair Play, per la delegazione di Spezia lo Spezia Calcio, e invece per la, se non mi ricordo male, per la delegazione di Genova ci sarà in campo, l'Arci Pianazia per quanto riguarda Spezia, mentre c'è un'altra società che adesso non mi ricordo, dovrei leggere perché poi ricordarsi tutto. Comunque vede in campo le tre delegazioni. Dove la nuova regina, adesso non mi veniva, Arci Pianazze e Virtus Entella. Chi vince il triangolare, i due triangolari, poi alla fine farà una fase finale regionale, che la vincitrice di questa fase finale regionale andrà poi anch'essa a Coverciano. Poi ce n'è ancora uno, appuntamento che secondo me è il più bello, il più importante, anche perché io lo amo tantissimo, è il Fan Football. Vede in campo i Piccoli Amici, 2010-2011, verrà giocato sul campo, sempre poi comunque sul campo del San Martino di Cogorno. Ringraziamo la società Real Fieschi per la loro ospitalità. Ed è la manifestazione praticamente che vede in campo 24 squadre suddivise in 4 gironi da 6, e le abbiamo suddivisi in modo un po' omogeneo, no? In modo che comunque quando giocano si scontrano fra, certo, insomma, coetanei, insomma, che è molto importante. Il campo verrà suddiviso in 10 mini campi, di cui 8 per le partite, 2 invece per i giochini. Poi, ciliegina sulla torta, al centro del campo ci sarà l'arena, dove parteciperà mio carissimo amico Sergio D'Urso, in arte il Mago Gio, che con il suo spettacolo di magia tratterà i bambini nelle fasi della rotazione. Avrà una media di 25-30 bambini per volta in 6 rotazioni. Tra l'altro ricordo il Mago Gio il 10 di giugno
a Sesti Levante per il premio Andersen. Piazza Bo farà una manifestazione al di là dell'aspetto agonistico che poi chi fa sport un pochino deve avere, però che sì, giochino soprattutto in quella fase di sì, l'unico motore è comunque lo scopo principale che la Federazione Italiana Gioco Calcio cerca sempre di dire, insomma, alle società, poi comunque con i comunicati, quello che ho detto adesso è tutto scritto sui comunicati ufficiali della Federazione, quindi se uno si vuole documentare meglio. Quindi quando andate in ferie più o meno? Ma penso al mese di giugno, che sia il mese sempre che però tieni presente che io poi comunque faccio parte del settore giovanile anche di Genova, quindi spesso mi chiamano per i tornei femminili. Ultimamente ho anche assistito ho partecipato nell'organizzazione dei tornei femminili, quindi non lo so se io andrò ancora in ferie nel mese di giugno, però noi ufficialmente il mese di maggio con il fan football si chiuderà la stagione calcistica 2016-2017. Speriamo che quanto si impara da piccoli attraverso anche queste attività educative poi si mantenga, certo, anche qualora questi ragazzi poi avessero anche un futuro nel, sì, mondo del calcio, mantenere quei principi del gioco, dello spirito quantomeno che deve animare ogni sport. Sì, questo è molto importante perché nella fase di crescita di ogni singolo bambino, quando si approccia al gioco del calcio, poi comunque in tutti gli sport, l'allenatore non può essere solo un tecnico che insegna a giocare a calcio, ma deve averci dentro di sé la passione e trasmetterla questa passione. E poi comunque essere un educatore, questo è molto importante, nei principi della Carta dei diritti del bambino enunciati dalla federazione stessa. Molto importante questo. Bene, grazie ad Aldo Fuggetta e grazie a voi, insomma, per buon lavoro perché gli appuntamenti sono tanti. Tanti sì, sì, io parteciperò a tutti questi, festa, a tutti questi appuntamenti, tutti quindi questi sarò impegnatissimo. Grazie. Okay, grazie a voi. Grazie, noi concludiamo così il nostro buon pomeriggio. L'appuntamento per quanto ci riguarda è a lunedì prossimo, sempre in diretta dalle 14.30. Vi ricordo questa sera alle 20 in diretta dalla chiesa di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari, la Santa Messa per i 27 anni di Telepace, presieduta dal nostro vescovo diocesano. Chi non può partecipare personalmente può comunque seguire la celebrazione da casa attraverso la nostra emittente. Grazie a tutti e buon fine settimana.